back in ETV. Sotto il cielo di Balconi TV Genova, oggi c'è Buccia. Grazie per la possibilità, il mio nome è Buccia. E sono qui grazie a Balconi TV. Questo pezzo si chiama Il fondo del lago. E fa... Sono 1,90 m di insicurezza. L'ansia mi schiaccia come una mosca sul parabrezza. Può sembrare una stranezza data la statura, ma la più grande paura è di non essere all'altezza. La gente prima assaggia, poi disprezza. Cammino lento nell'indifferenza. Società falsa e depressa, fondata sull'apparenza. Tutto ciò mette tristezza. Ascolto ritocchi e volto pagina. Copro sempre gli occhi perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. E una volta mi ha detto non mostrare a nessuno ciò che dentro prima o poi qualcuno ti ferirà. Ma è dura vivere per sempre con la paura della gente e di quello che accadrà. Io ho preferito un po' di sofferenza alla consapevolezza di una vita intera vissuta soltanto per metà. Ciò che chiedi non posso dartelo. Se vuoi il mio cuore adesso strappalo. Salgo sull'attico del mondo, mi sporco per un secondo e spicco il volo come un angelo. Tu guardami cadere piano, in fondo non ci conosciamo. Toccherò il fondo del mondo senza far rumore, come un sasso nel fondo di un lago. Io potrei crearmi un personaggio, dirti quello che non faccio, dirti che sto fatto come fanno tutti, ma sarebbe un po' da pazzo prima fare il gaggio e raccontare solo il falso e poi giocare a farli adulti, no? No? Pensi mi tocchi, non li insulti, di quattro stupidi che giocano a fare i furbi. Ricorda poi togliere tutto a tutti, ma niente ho perdente che semina tardamente sta per raccogliere i frutti. Una salita non può mettermi paura, complicarmi la vita fa parte del la mia natura nella musica. Ho sempre scelto la strada più dura, quella di mischiare il rap italiano con la cultura. Per me conta la bravura, noi mi piace, noi il commento. I numeri su un video, gli indici di gradimento di una scena in cui la gente critica il lavoro altrui spesso per nascondere a se stesso il troppo triste fallimento. E fa ciò che chiedi non posso dartelo. Se vuoi il mio cuore adesso strappalo. Salgo sull'attico del mondo, mi sporco per un secondo e spicco il volo come un angelo. Tu guardami cadere piano, in fondo non ci conosciamo. Toccherò il fondo del mondo senza far rumore, come un sasso nel fondo di un lago. Ho una clessidra in fondo alla gamba destra, ogni volta mi ricorda che la vita non mi aspetta. E quando vieni dal basso in mano non è un cazzo, vivi con la voglia di riscatto e di vendetta. E ho imparato a puntare sempre in alto e a calibrare sempre ogni mia singola scelta, perché la difficoltà non sta nell'arrivare in vetta quanto una volta arrivato difender questa da qualcun altro. Ciò che chiedi non posso dartelo. Se vuoi il mio cuore adesso strappalo. Salgo sull'attico del mondo, mi sporco per un secondo e spicco il volo come un angelo. Tu guardami cadere piano, in fondo non ci conosciamo. Toccherò il fondo del mondo senza far rumore, come un sasso nel fondo di un lago. Grazie. È bella Genova da qua. Na 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 na. Buccia from Rome, Italy, benvenuto Buccia. Grazie mille. Aspetta che me la sono studiata a memoria, ho scelto la strada più dura, quella di mischiare il rap italiano con la cultura. Bella frase. Fatto bellissimo. È fatta meglio quasi di me. Allora, raccontaci un po' questa frase che mi sembra molto bella. È un po' una mia scelta, ossia quella di voler mischiare la mia musica con quello che comunque studio, che leggo, che vivo, con i film, con i libri e tutto, che magari potrebbe essere un po' insolito nel rap italiano. Volevo comunque dire la mia e dare qualcosa di mio, e quindi far confluire nella mia musica quello che mi circonda. Benissimo, a proposito del rap italiano, Fedez, Fabio Fibra, ma mi dicevi che tu, forse non li ami troppo, sì, no? Sì, Fedez siamo cugini, no, non è vero. No, Fibra è sicuramente un ottimo esponente della scena italiana, e ce ne sono molti altri, e niente, non sono un grande amante di Fedez, tutto qui, però. Invece, spulciando sul tuo Facebook, ho visto che sei un amante di una grande della musica scomparsa, che è Amy Winehouse. Sì, le ho dedicato anche recentemente una canzone,
e anche con un mio socio che è qui, che è Dutch Nazari. Sì, sono molto legato perché secondo me era sicuramente una delle voci più belle della musica mondiale. E mi sarebbe piaciuto poter assistere a un suo concerto, che purtroppo non c'è stata l'occasione per la sua scomparsa e tutto, però la reputo una delle mie cantanti preferite, senza ombra di dubbio. Quindi faccio una connessione a un tuo recente album o un track che è uscito, che è Limiti, brano, sì. Che c'è un bellissimo video anche in YouTube, no? Sì, potete trovare tutto sul mio canale, basta che scrivete su YouTube Buccia o il canale Buccia One Channel e sì, potete trovare il video, è uscito da poco. È il brano che porterò poi questa sera a Genova per voi, per cui mi trovo qui. Quindi Scuola Romana, una scuola di rap molto fiorente, dei Colli del Fomento, li conosco anch'io, e Erpiotta. Sì. Tu dove ti collochi in mezzo a questi due grandi? Beh, diciamo che mi colloco molto più in basso, perché comunque, specialmente i Colli, Erpiotta, ho avuto il piacere di suonarci insieme più volte, di aprirgli i concerti, quindi è stata sicuramente un'ottima possibilità. Ovviamente non posso paragonarmi ancora a dei mostri sacri della scena romana. Io ora, avendo 20 anni, rappresento magari, tento di rappresentare la nuova scuola di Roma. A 20 anni su Balconi TV Genova, Buccia, un grande applauso dal pubblico che non c'è. Grazie mille, Buccia. Grazie a voi, è stata una grande possibilità. Balconi TV o TV Genova, /Italia/Mondo. Questo ciao, mamma. È il tetto del Teatro della Tosse. Più sotto i Giardini Luzzatti, alle riprese Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Balconi TV.